sindaco. Ciao Mario. Sì. Sì, oggi abbiamo voluto essere qui dentro questa sala del Consiglio Comunale perché Di Maro è stato il comune più colpito dagli eventi. C'è stata anche una giovane madre che ha perso la vita e quindi un segno di vicinanza ad una valle e a questo comune. L'azienda sanitaria si è impegnata e ha trovato le figure mediche che mancavano, quindi dal 1° di dicembre in totale sicurezza per l'ospedale di Cavalese riapre il punto nascita. Credo sia un obiettivo che si era data questa comunità trentina nei mesi e negli anni scorsi e credo sia un bel risultato. Abbiamo fatto una discussione in giunta prima e abbiamo ritenuto che sia stata una grande scorrettezza da parte della giunta regionale uscente a 3 giorni dal voto del 21 ottobre decidere che la sede della Brenner Corridor fosse prevista a Bolzano. Queste decisioni eventualmente le prendono le amministrazioni che vengono elette dopo le elezioni. La giunta provinciale regionale, e mi riferisco soprattutto alla compagine trentina, non quella bolzanina, quella bolzanina fa legittimamente i suoi interessi, ci mancherebbe, però la compagine trentina che a 3 giorni dal voto ha votato una delibera prevedendo la sede a Bolzano di questa società è stata una scorrettezza che non ha mai avuto eguali. Quindi noi qui abbiamo preso come riferimento la precedente giunta provinciale che aveva dato parere contrario con i voti del PD e dell'UPT perché il PAT aveva dato parere favorevole per ricordarci com'era andata e abbiamo detto noi confermiamo la sede di questa società a Trento.